Finisce col punteggio di 2-0 per il Potenza il match della Primavera 3 della Juve Stabia. Siamo in compagnia di mister Nicola Liguori. Ciao mister. Ciao, buonasera. Mister, partita con il solito problema. Si crea tanto, si concretizza pochissimo. Sì, è un problema che ci portiamo da inizio stagione. La squadra oggi ha fatto una buona prestazione sotto il profilo del gioco. Abbiamo cercato di creare gioco, soluzioni, abbiamo avuto anche delle situazioni pericolose, però abbiamo inciso poco sotto il profilo della finalizzazione, quindi abbiamo concluso poco rispetto alla mole di gioco che abbiamo prodotto. La squadra avversaria si è difesa bene in modo ordinato e ha approfittato delle nostre due disattenzioni. Ecco, mister, nell'arco dei 90 minuti e più, perché poi c'è stato il problema per Lorusso, per fortuna il ragazzo sta meglio, però ovviamente ci saranno accertamenti. Ecco, la mole di gioco creata, il bel gioco a sprazzi visto anche quest'oggi, è la dimostrazione che tanto lavoro viene fatto in settimana, ma purtroppo manca soltanto quel gol. È un cruccio che magari ti porti dietro, visto che oggi era l'ultima giornata di campionato. Sì, diciamo come attenuante ci sta che è stata una stagione difficile, questi erano Assolutamente. ragazzi che già venivano da un lockdown che li ha bloccati per 7-8 mesi, poi siamo ripartiti, loro hanno fatto un doppio salto perché erano da allievi, sono passati direttamente in primavera, quindi hanno fatto un percorso di 7-8 mesi. Ci sono stati dei miglioramenti, ce ne potevano essere dei migliori, vuol dire che la strada è questa qua, ma c'è bisogno tanto di lavorare, da far crescere ancora questi ragazzi che hanno ancora tante cose da imparare. Ecco, mister, è tempo ovviamente di bilancio perché la stagione appunto è terminata. Si è partiti, lo dicevi sostanzialmente anche tu. Io aggiungo, sostanzialmente questi ragazzi non giocano da 2 anni a calcio, da quando appunto è cominciato tutto il problema legato alla pandemia mondiale che ci ha colpiti. Ecco, 2 anni sostanzialmente persi per ragazzi di questa età sono complicati da digerire e i salti nelle categorie ovviamente superiori sono ovviamente salti complicati. Noi ci siamo ritrovati alcuni ragazzi, come per esempio nel caso di un 2005, tu oggi avevi per esempio Celentano, stiamo parlando di ragazzi che 2 anni fa sostanzialmente giocavano neanche nell'Under 15, quindi è un salto comunque importante, un salto complicato, ecco, a chiusura della stagione. Che bilancio fai di quest'annata partendo dal presupposto che comunque siamo sempre stata una società che ha fatto crescere e fa crescere i propri ragazzi ed è questo il primo, appunto, diciamo, il primo punto più importante. Sì, l'obiettivo principale della Juve Stabia a settore giovanile è quello di far crescere i ragazzi, cercando di portarli a uno step sempre superiore negli anni. E si è cercato di aprire un progetto, un programma di formazione, sono ragazzi che hanno fatto il loro step. C'è tanto da lavorare, nel settore giovanile bisogna avere tanta pazienza, questi sono ragazzi che hanno avuto tante difficoltà, come abbiamo già detto prima, e quindi c'è bisogno di tranquillità, di lavorare e di aspettarli. Poi è normale, il campo decide l'involuzione o l'evoluzione del singolo giocatore, quindi questo poi sta ai ragazzi singolarmente applicarsi al miglioramento durante la stagione. Grazie, mister. Di niente.